Allora, torniamo in diretta sempre sulle web frequenze di RadioCU.com. Siamo nella zona piscine, Bull Gate, del WMF, il We Make Future, alla fiera di Rimini. L'ultimo artista che si è esibito per quanto riguarda la giornata di oggi sullo stage della zona palco è Marco Scaramuzza, che ringrazio di essersi fermato qui ai nostri microfoni. Ciao Marco. Ciao, ciao, grazie a voi. Allora, innanzitutto complimenti. Grazie. Anche perché chitarra e voce, abbiamo visto anche accompagnato dal basso, però molto scarno, molto grezzo, a me piace molto una scelta, diciamo, di suono del genere. E, raccontaci un po' la tua storia, quando nasci musicalmente, da dove vieni, quelle che sono le tue influenze, quello che vuoi fondamentalmente. Assolutamente, allora io sono Marco Scaramuzza e abito a Venezia. Perfetto. Venezia, io sono uno dei pochi veneziani, diciamo. Proprio rimasti a Venezia. Canareggio, sì. Nasco come mestrino, però per scelta ho deciso di trasferirmi a Venezia, appunto. E la mia storia musicale non nasce molto tempo fa, nasce circa 2 anni fa, perché io vengo da 10 anni di teatro. Poi ho lasciato il teatro perché ho incontrato per sbaglio la musica, cioè per sbaglio, per fortuna, perché stavo facendo una traversata in barca a vela con un viaggio regalato da un marinaio che ringrazierò per tutta la vita, che si chiama Aldino. Ok, grazie Aldino. Grazie Aldino, c'era una chitarra, ho preso la chitarra, un tipo mi ha detto: guarda, prova a fare questo accordo e questo accordo, che non so neanche cosa fosse, questo rimane a casa. Ed è uscita la mia prima canzone, che si chiama La Luna. Che uscirà col prossimo progetto musicale, adesso disponibili su Spotify e i vari. Ci sono 4 brani autoprodotti completamente. Ok, ok. Quindi hai già registrato qualcosa, insomma. Ci sono 4 brani autoprodotti. Poi da settembre sarà disponibile il nuovo album, il primo album. Primo album, ok. Che è stato prodotto con un producer vicino a casa mia che si chiama 900, che è bravissimo, ha fatto un miracolo. Ok. E sarà distribuito con Artist First e con l'etichetta Formica Dischi di Firenze. Ok. E quindi a settembre usciranno 6 brani, una cosa un po' diversa, però è giusto. Conto molto per me la cosa importante è cercare di essere vero il più possibile, quindi anche qui la scelta di venire chitarra e voce. Ma infatti anche per questo l'ho apprezzato molto, perché viene fuori proprio anche quel tipo di verità e quel tipo di genuinità, insomma. Mi piace molto lo sbaglio anche, no? È vero. La musica perfetta mi piace, però a volte dopo un l'imperfezione rompe. È umana, è vero, e quindi mi piace sentirmi umano anche sopra il palco. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Non so se solitamente ti accompagni solo con chitarra e basso, visto che quando eri prima sul palco hai detto: un brano lo facciamo senza piano, e quindi non so se solitamente c'è anche un piano, se c'è anche magari una batteria, c'è la tua formazione anche magari quando registri, comunque, no? Sì. Ci sono più strumenti che registrati. Nel progetto precedente, appunto autoprodotto, ero soltanto io, quindi chitarra e basta, perché come la sapevo suonare, quindi devo spazio e emozioni. Nel prossimo stiamo formando una band dove c'è Alessandro, il ragazzo che mi ha accompagnato al basso, che suonerà al basso, c'è un batterista, c'è un altro chitarrista e poi ci sono io come chitarrista. Però molti brani, appunto, siamo molto duttili, quindi delle volte accompagno col piano, delle volte Alessandro mi accompagna al bagno, non è il caso, non siete ancora così intimi. No, non siamo intimi, ci conosciamo ancora da poco, poi fra un po' sì, magari. Però insomma tu sei autodidatta alla chitarra, poi alla fine, quindi anche con la voce si sta iniziando. Adesso che le cose si stanno facendo più serie, anche con l'entrata di questa etichetta, il nuovo progetto, sto iniziando a studiare, anche la disciplina per me è un grande problema. Pronta. Capisco, però va sicuramente affrontata se si vogliono fare le cose ad una certa maniera, come dicono e come fanno quelli bravi. Che non siamo noi, però diciamo dobbiamo aspettiamo di migliorare anche sotto quel punto di vista. Oltre a nuove registrazioni, a un nuovo disco, avrai magari dei prossimi live quest'estate per vederti in giro? Dove sarai? Suonerò nella zona veneziana al Summer Night Festival, che è un festival molto importante che fanno a Mogliano Veneto, che è in provincia di Treviso, però è molto vicino a Venezia. Perfetto. Il 2 agosto, poi prima suonerò il 3 luglio al Vapore, che è un locale jazz molto importante a Marghera, quindi nella zona veneziana, e poi ci sono vari concerti nella zona
appunto dell'isola di Venezia, certo. Un po' più intimi, un po' più piccolini, ecco. Quella band però in questi due per lo più. Ah, ok, perfetto. Era la prima volta per te qui a Rimini? Hai mai visitato questa fiera? Non l'ho mai visitata, però adesso prendo un po' di tempo per fare un giretto e dare un'occhiata, assolutamente. Okay. Senti, vuoi lasciare qualche tuo contatto? Facebook, sì. Instagram, qualcosa? Potete trovarmi con Marco Scaramuzza su Instagram, perfetto. Su Facebook la stessa cosa, si chiama Marco Scaramuzza la pagina. E basta. Perfetto. Ci sentiamo e ci si vede in giro. E ci si vede in giro, assolutamente. Va bene. Marco, grazie, grazie, complimenti ancora, in bocca al lupo, va grazie. Bene. Grazie, anche a voi, buon lavoro. Perfetto. Ciao. Ciao, grazie mille.